alla nostra splendida madrina 2024, 32esima edizione Peperoncino Festival, Anna Safroncic. Grande applauso sulla musica, sulla musica. Eccola. Ma buonasera, buonasera, che bello. Ciao, buonasera a tutti, come state? È nata per essere mia moglie, guardatela, vieni davanti. Mamma, già mi bacia. Certo che ti bacio. È innamorata persa. Sempre. Vieni, vieni davanti. Oggi è il tuo turno. Le prime sensazioni da regina di questa 32esima edizione del Peperoncino Fest? Beh, è stato molto divertente. Allora, io amo la Calabria e di carattere sono piccante, mi piace l'allegria, mi piace la gioia e quindi credo che questo sia il posto adatto e soprattutto l'occasione adatta per essere allegri. Noi siamo Tele Diamante, lei ha detto di conoscere già Diamante, amare Diamante, ecco. Adoro Diamante, vengo spesso, amo la Calabria, per cui è bello tornare qui. Il suo rapporto con il peperoncino, abbiamo sentito sul palco che lei lo usa. Sì, io cucino tanto con il peperoncino, a me piace cucinare e mi piace cucinare italiano, quindi tutto quello che è pasta senza il peperoncino non si può fare. E poi anche altre cose, il peperoncino ci sta sempre bene. Un saluto agli amici di Diamante. A tutti gli amici di Diamante un abbraccio enorme. Bene, grazie, grazie al re di questa manifestazione, al re Peperoncino, ma grazie soprattutto al professore Monaco che ha organizzato insieme al suo staff e al comune di Diamante questa ennesima edizione del Festival del Peperoncino, che è un'app dell'accoglienza calabrese e anche della promozione del settore enogastronomico e agroalimentare. Assessore Gallo, a Diamante la Calabria che vuole rappresentare il meglio di se stesso. Beh, la Calabria che ancora una volta si conferma protagonista. Siamo alla 32esima edizione di questa creatura del professore Monaco, che ebbe un'intuizione straordinaria. Oggi magari è semplice organizzare festival o feste per prodotti del settore agroalimentare. 32 anni fa era un azzardo, una scommessa vinta che oggi si conferma. Mi fa piacere che anche stasera il professore Monaco abbia tenuto a battesimo questa ennesima edizione insieme al sindaco, Achille Ordine, a tutta l'amministrazione comunale, in un continuum che viene sostenuto fortemente dalla Regione Calabria anche per volontà del presidente Occhiuto. E questa manifestazione è una missione che noi consideriamo un hub dell'accoglienza, della destagionalizzazione, ma anche un hub della promozione dei prodotti agroalimentari a partire dal peperoncino, che è un nostro marcatore identitario, perché in ogni famiglia calabrese si consuma molto peperoncino in tutte le forme, in tutte le varietà. E credo che tutto questo naturalmente vada fortemente sottolineato e noi su questo abbiamo basato una richiesta di riconoscimento presso il Ministero delle Politiche Agricole e conseguentemente presso la Commissione Europea per la reputazione del peperoncino IGP di Calabria. Siamo in attesa delle determinazioni da parte del Ministero, ma siamo fiduciosi perché questo riconoscimento potrebbe costituire un'altra spinta per un prodotto di grande rilievo per l'agroalimentare calabrese, che sta crescendo soprattutto in termini di export. Grande Mimmo Cavallaro, di nuovo al Peperoncino Festival, cosa rappresenta per lei questa festa? Ma sicuramente la 32esima edizione di questo Festival del Peperoncino vuol dire che rappresenta tanto per questa nostra Calabria, dove abbiamo molte cose da far vedere al resto del mondo, e penso che in questo momento i festival tipo questo hanno veramente tanto da dire. E anche qui, perché deve presentare un progetto con il re Peperoncino Gianni Pellegrino, che è un brano dedicato appunto al peperoncino, ecco, scusate le ripetizioni, ma qua il peperoncino è dappertutto. Sì, Giovanni ha scritto questo brano piccante, a Tarantella Piccantella, e mi ha coinvolto in questo suo progetto. Io sono stato felicissimo di dargli una mano per concretizzare questo brano, e stasera lo presenteremo qui al festival, e penso che è veramente un bellissimo momento. Nel suo ultimo album lei si è aperto a tantissime collaborazioni, il che significa che la musica non può essere, come dire, ristretta a generi, a regioni, insomma è un linguaggio universale
e poi chi la fa bene, insomma, trova sempre interlocutori. Sì, come hai detto tu, la musica non ha confini, è un linguaggio universale e penso che la nostra musica, la nostra tarantella calabrese, la nostra musica popolare non ha niente da invidiare a nessun altro genere di musica. La collaborazione con questi artisti che fanno parte di questo ultimo disco ne sono l'evidenza, nel senso che è un linguaggio dove tutti quanti possono parteciparvi. La presenza di Marcello Cirillo, di Davide Van de Sfros, di Antonella Ruggero sono la dimostrazione che si può intrecciare la nostra musica con altri generi musicali. Allora un saluto agli amici di Diamante, anzi un arrivederci perché sicuramente la rivedremo qua. Un abbraccio a tutti quanti e grazie ancora a tutti gli organizzatori, a tutti quelli che ogni volta ci fanno vivere questo momento speciale qui a Diamante. E si fugge tuttavia, chi piccare vuol lo fia, ti domando un be, 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 certezza. Bravo Gianni, bravo, bravo, bellissimo, bellissimo. Mimmo Cavallaro. È stato veramente un momento piccantissimo. Grazie. Di questa serata. Allora, io sono Principe Peperoncino da 5 anni e 5 anni fa avevo visto una locandina dell'Accademia del Peperoncino dove cercavano un principe, un altro personaggio. E in cui bisognava saper cantare, ballare, recitare e io ero appassionato di queste cose. Allora mi sono iscritto, sono andato a fare questo concorso e l'ho vinto perché sono qua. Ok, da dove vieni? Da Diamante. Ah, sei stesso Diamante, senti, possiamo dire che tu sarai il prossimo, il futuro del Peperoncino? Assolutamente sì.